eccoci trovati in questo nuovo video, un po' diverso dal solito, sicuramente nella location. Siamo nella camera da letto della France. Sì, oggi è un po' nuvoloso. Oggi è un po' nuvoloso, beh, insomma, questo scarto. È di fuori di Cannes. È tanto scarto. Nuove Lils, serie Lils Wave 2, scusate. Serie makeovers. Ah, sì, guardate. Troviamo il marchio MJ I Giochi Preziosi anche qui in Francia. Queste Lils in Italia ancora non sono uscite e chissà quando usciranno. Sta di fatto che i francesi sono molto più avanti di noi in tutto, come già detto anche in altri video. E anche nei prezzi, comunque costa sempre qualcosa meno, costano meno i prodotti. Adesso andiamo a vedere ovviamente cosa troviamo all'interno di questa. È diverso l'indizio. Allora abbiamo un occhio. I like her style. I like her style. Abbiamo un vestito, like... un pollice in su e un occhio. Mi piace lo stile, tipo. Mi piace, quindi una LOL fashion. Sembra. Va bene, andiamo a scoprire insieme di chi si tratterà. Anche in Francia, come al solito, difficoltà ad aprire la sfera, che è rosa, chiaro. Sì. Stavolta non abbiamo avuto fortuna. Ma guarda, ti dico, le oro non è che mi facciano impazzire. E allora, meglio così. Bene, andiamo a vedere adesso. In teoria non dovrebbe essere una doppia, perché c'è il nostro tipo solo due, quindi... Beh, dall'inizio direi proprio di no. Allora, vediamo. Vabbè, qua la cerco, la vediamo dopo. Qui che cosa troviamo? Il primo accessorio. Che è? Occhiali. Cos'è? Non saprei proprio. Allora, avanziamo a scoprire il secondo. Penso che neanche voi abbiate idea di chi ci può essere, perché non le conoscete. Cos'è? Una borsa marinara? Siamo a Cannes, siamo al mare, quindi non possiamo non trovare una Lils con uno stile ancora. Quindi, visto che stamattina abbiamo visto tante navi, abbiamo appunto trovato una Lils navale. Navale? Non lo so, vabbè, abbiamo trovato il capitano. Oddio, è pelato, ma cos'è? Cioè, è un maschio, no? Aspetta. Ma cos'è? È un maschio. Sì, ma io devo capire adesso a chi appartiene, perché non l'ho capito. Cioè, abbiamo trovato un maschio. Sì, penso sia un maschio, sì. A vederlo, vediamo un po' però. Allora ragazzi, abbiamo trovato lì il Captain Boy. Questo, in teoria, cioè... penso io, non lo so, ditemelo voi se lo sapete. Dovrebbe essere il fratellino di quella Bubbly, di quella che è nella Bubbly Surprise, quella vestita tipo da Sailor Moon, diciamo. Credo. Infatti, peraltro, oppure no, perché c'è scritto lei... vicino c'è lì Sailor Cutie, eh? Allora no. E di chi è sto qua? Non riesco a capirlo. Vabbè, se voi lo sapete sotto nei commenti ce lo dite. Ci fate questo favore, grazie. Sì. Perché io sono un po'... cioè, non riesco a capire. Certamente avevo ragione dall'ancora di aver detto abbiamo trovato un capitano, così è stato. Capitano? Ma... lui non cambia colore o sì? Si cambiano colore? Sì, tutti cambiano colore. Ok, allora adesso andiamo appunto a vedere cosa fa mettendolo nel freezer. Prima li facciamo prendere un po' di freddo. E poi vediamo che cosa fa. È sempre della Bubbly, però è l'altra, quella tipo dorata. Quindi diciamo che c'avevo un po' azzeccato, diciamo così. Io non ce l'ho, quindi non posso farvi vedere la LOL, perché non ce l'ho proprio. E penso, credo, che lo venderò, perché tanto non ho la LOL, quindi alla fine non me ne faccio nulla. Nel frattempo poi vi facciamo vedere il cambio colore. Allora ragazzi, questo qui è il cambio colore, vedete,
Allora gli esce un'ancora dietro la schiena, poi gli viene fuori la mutandina rigata e qui dietro gli viene fuori, diciamo, i capelli. E qui è fatto tipo a strisce fucsia, però essendo che fa caldo sta tornando normale. Non mi fa impazzire, vi dico la verità, quindi penso che lo venderò. Ecco qua. Comunque l'abbiamo presa per farvelo vedere, diciamo, per farvi vedere un altro video, ecco. Per questo è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao!